Introduzione. Capezzano Monte, questo piccolo paese di Versilia, è un gran contenitore di attività socioculturali di rilievo. Infatti ha nel suo seno la Confraternita di Misericordia, il Coro Versilia e la Filarmonica. Questa filarmonica nacque nel 1872 per volontà dello scultore Ferdinando Palla, suonatore di trombone tenore nella banda cittadina, che intuì negli amici che frequentava, di cui molti erano lavoratori suoi dipendenti, la possibilità di poter formare un corpo bandistico. Si mise presto al lavoro ed iniziarono le lezioni che venivano regolarmente seguite anche nelle torride giornate estive e nelle fredde serate invernali, rinunciando al riposo dopo una lunga giornata di duro lavoro. Piano piano, affrontando momenti di incertezza e scoraggiamento, fu costituito il primo nucleo di bandisti. Da allora quel corpo di musicanti che continua ad essere incrementato da figli e parenti di coloro che ne furono i fondatori ha raccolto lusinghieri successi, come dimostra la presente pubblicazione. Avanti dunque per la strada intrapresa, e se anche si presentassero difficoltà di vario genere, che le si affrontino con quello spirito di abnegazione e sacrificio già dimostrato da coloro che furono i pionieri. Ad Maiora. Mario Taiuti, settembre 2012. Prologo. Lo scopo di questa pubblicazione è quello di far conoscere la vita e le attività della Filarmonica di Capezzano Monte in questi ultimi 20 anni, affiancandosi e riallacciandosi dunque ai due precedenti volumi, realizzati nel 1972 in occasione del primo centenario e nel 1992 per le celebrazioni del 120° anniversario. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che nel corso della loro vita hanno avuto un contatto grande o piccolo con la Filarmonica, sia come musicisti, consiglieri, insegnanti o anche come sostenitori della nostra società. È grazie a loro, al contributo di tutti, che la nostra Filarmonica può festeggiare oggi un traguardo così importante.